Il fuori onda di Alessia Mancini riferito a Elena Morali, questa cattiveria le si ritorcerà contro nel corso del daytime dell'Isola dei Famosi andato in onda il 28 marzo 2018, è stato trasmesso un fuori onda che ha mostrato la reazione di Alessia Mancini alla lite con Elena Morali, tutta questa cattiveria le si ritorcerà contro. In foto, credits, Frezza la Fata, IP Alessia Mancini non ha apprezzato le parole spese in diretta all'Isola dei Famosi da Elena Morali, naufraga appena rientrata in palapa dopo aver trascorse diverse settimanali sull'isola che non c'è insieme a Rosa Perrotta. Elena si è rifiutata di salutare Alessia Mancini, ritenendola falsa. Il saluto non si nega a nessuno, la ripresa in diretta alla Mejor della settimana, scatenando la risposta della collega, salutarmi è da ipocriti. Perché devi abbracciarmi qui quando mi sputeresti addosso se mi incontrassi per strada? Nel corso del daytime andato in onda pochi minuti fa è stata trasmessa la reazione di Alessia a quelle parole. Approfittando di una pausa dalla diretta, la donna ha dichiarato a bassa voce, tutta questa cattiveria le si ritorcerà contro. Il mancato saluto di Elena Morali. Elena non ha buoni rapporti con Alessia Mancini. È andata via dall'isola in seguito al decretata dal pubblico e al termine di una settimana particolarmente faticosa, segnata da una serie di liti con Bianca Azzei, la naufraga più vicina alla Mancini. Il fatto che Alessia si sia schierata a favore di quest'ultima ha aizzato Elena contro di lei, portandola all'exploit a cui gli spettatori hanno assistito in diretta durante la decima puntata dell'Isola dei Famosi. La lite con Nino Formicola. Elena ha ingaggiato un'altra furiosa lite durante l'ultima diretta dell'Isola. A farne le spese è stato Nino Formicola, cui la Morali e Rosa Perrotta hanno fatto riferimento durante alcune discussioni avvenute sull'isola che non c'è. Le due sostenevano che Nino avesse accettato di partecipare a un reality benché ne avesse sempre preso le distanze in precedenza. «Sei ancora un comico. Io recito da 9 anni a Colorado», ha fatto presente la Morali provocatoria, attirandosi perfino il fastidio dell'opinionista Mara Venier. Morali e Rosa Perrotta sospese del gioco al momento, Rosa ed Elena non sono ancora rientrate pienamente in gioco. Indossano una fascia che le indica come «sospese», in attesa di un televoto che stabilirà chi tra loro potrà effettivamente rientrare in gioco. Al momento, solo la Perrotta e la Morali si giocano un posto sull'isola, ma alle due si aggiungerà presto l'eliminato della prossima settimana. Solo martedì prossimo, Alessia Marcuzzi svelerà il destino di questi ultimi naufraghi.